19 novembre 1969 a Milano le strade sono vuote. È un mercoledì, ma è un mercoledì di sciopero generale. Si sciopera per il diritto alla casa. Molte le manifestazioni e le assemblee previste. La più importante è quella organizzata dai 3 sindacati al Teatro Lirico di Milano. Nelle stesse ore, davanti al Palazzo di Giustizia, si sta svolgendo, senza particolari tensioni, il corteo organizzato dagli universitari del movimento studentesco. Alle 11 sono di ritorno, diretti verso l'Università Statale, in via Festa del Perdono. All'improvviso, però, un gruppo di manifestanti si stacca dal corteo. Si dirige verso il Teatro Lirico, una deviazione imprevista. Alle 11.30 l'assemblea dei sindacati è ormai finita. I partecipanti si dirigono verso l'uscita. Vedono transitare le jeep della Celere, che stanno scortando il corteo non autorizzato. In molti pensano che la polizia sia lì per controllare l'assemblea e i sindacati. Partono le urla di protesta. Il funzionario di polizia ordina di svoltare in via Rastrelli per evitare ogni contatto con i lavoratori che stanno uscendo dal teatro. Nella manovra il motore di una jeep si spegne. Qualcuno inizia a picchiare i pugni contro i finestrini e sul cofano. L'autista è nel panico, ma riesce ad accendere il motore. La jeep riparte di scatto e urta 2 passanti. Cadono per terra, ma non sono feriti. Tra la folla qualcuno urla. La polizia attacca, hanno investito un anziano. Immediatamente la situazione è fuori controllo. Alcuni giovani lanciano i cubetti di porfido. La polizia risponde con il lancio di candelotti lacrimogeni. Le jeep corrono a forte velocità sfiorando i passanti. Vicino al Teatro Lirico c'è un palazzo del comune che è in ristrutturazione. I manifestanti prendono i tubi delle impalcature, li buttano sulla strada nel tentativo di bloccare la corsa delle jeep. Qualcuno però li impugna e li lancia anche ad altezza Duomo. Sul lato opposto al Teatro Lirico, una jeep sbanda vistosamente. Un tubo innocenti ha spaccato il vetro ed ha colpito la testa del conducente. La jeep è fuori controllo. Si scontra frontalmente contro un'altra jeep proveniente dal senso opposto. Accorrono i poliziotti che raccolgono il corpo dell'autista. È ancora vivo, ma è ferito gravemente. Ha una ferita alla testa. Nel frattempo, gli scontri si fanno sempre più aspri. Alle 13.30 tutto è finito. Sulla strada restano i lunghi tubi d'acciaio. Alle 14.27 muore l'autista colpito durante gli scontri. È Antonio Annarumma. È la prima vittima degli anni di piombo. Antonio Annarumma ha 22 anni. È nato a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. È un agente della Polizia di Stato, in servizio presso il Terzo Reparto Celere di Milano. Alle 21 la notizia della morte di Antonio Annarumma si sparge tra i poliziotti. Sono esasperati da mesi di manifestazioni, sempre più violente. La morte di un loro collega è la goccia che fa traboccare il vaso. All'interno di 3 caserme milanesi, molti agenti, in particolare i più giovani, danno vita a violente proteste. Vorrebbero andare all'università per vendicare Annarumma. Sono ore di forte tensione. Finalmente, verso le 3, tutto è finito. Tutto sembra tornato alla normalità. Dopo 2 giorni, il 21 novembre, si celebrano i funerali di Antonio Annarumma. Alle 15.40 parte il lungo corteo funebre diretto verso la Basilica di San Carlo, in corso Vittorio Emanuele a Milano. Tra le persone che seguono il feretro ci sono anche rappresentanti delle MSI. Lungo il percorso in molti fanno saluto romano. Le vie sono tappezzate di manifesti di destra, con slogan contro il governo e contro i rossi. È chiaro che qualcuno vuole strumentalizzare la morte di Antonio Annarumma. Alle 16.10 la scintilla che potrebbe causare una nuova tragedia. Dal corteo funebre improvvisamente qualcuno urla: la bomba, la bomba! Immediatamente un altro urlo: sparano, attenzione, sparano! Davanti alla Basilica di San Carlo una decina di fascisti insegue un ragazzo che ha un fazzoletto rosso al collo. Lo raggiungono e lo pestano. Nella piazza si scatenano altri pestaggi. La tensione contagia anche le persone più moderate. Un anziano urla: bene, ammazzateli tutti questi maoisti! Alle 17.10 il momento più drammatico. Tra la folla qualcuno riconosce Mario Capanna, leader del movimento studentesco. Lo pestano, ha il volto coperto di sangue.
si teme per il peggio. Con molta fatica, un gruppo di poliziotti lo trascina in salvo. Anche loro sono oggetto di pugni e calci. Alle 18:15 l'ordine è ristabilito. Gli ultimi fascisti lasciano Piazza San Carlo tra le urla e slogan: Antonio Annaruma, sarai vendicato. In serata qualcuno, riflettendo su quanto accaduto, pensa che i tempi sono maturi. Ripensa alle reazioni dei passanti e delle signore in pelliccia e si convince che gli italiani sono pronti per il grande salto. E in quella serata, del 21 novembre 1969, qualcuno inizia ad organizzare ciò che dopo meno di un mese, a Milano, in Piazza Fontana, stravolgerà l'Italia. Per sempre.